Società Maurizio Landini. Vedete, questo applauso non va a me. Questo applauso va ai lavoratori della FIA, agli iscritti, ai delegati della FIOM, che hanno retto in questi 3 anni, si sono battuti e hanno creduto assieme a noi nella Costituzione. Ed è grazie a questo che la Corte Costituzionale ha dichiarato che ciò che la FIA stava facendo era in violazione degli articoli della nostra Costituzione, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 39. E io vorrei farvi riflettere su un punto che dà l'idea della crisi politica in cui siamo. Se quella lotta ha pagato ed oggi gli iscritti, i delegati, la FIOM è rientrata alla FIA dalla porta principale, lo deve alla forza dei metalmeccanici, alla solidarietà che nel Paese si è determinata e alla Corte Costituzionale. Non lo deve ai governi che hanno sostenuto la FIA, non lo deve alla maggioranza delle forze politiche che hanno sostenuto la FIAT e che avevano giurato sulla Costituzione ma che non l'hanno fatta applicare. Allora questo applauso va alle persone che non hanno rinunciato alla loro dignità, e lo dico perché noi insieme a loro quella lotta non l'abbiamo fatta per difendere la FIOM o per difendere un sindacato. La FIOM ha 112 anni, ha dimostrato di essere in grado di esistere prima di Marchionne, dopo Marchionne, prima di Berlusconi e dopo di Berlusconi. Ma vorrei dire che l'importanza di quella sentenza è il fatto che la Corte Costituzionale certifica ancora una volta che la nostra Costituzione va applicata in tutte le sue parti, perché con quella sentenza si è difeso la libertà delle persone, dei cittadini, di essere liberi dentro e fuori i luoghi di lavoro. Non a caso la Corte Costituzionale invita il Parlamento a fare finalmente una legge sulla rappresentanza che non c'è, che dica delle cose precise, che garantisca la libertà di ogni persona di scegliersi il sindacato che vuole, di iscriversi dove vuole, di poter partecipare e di dire che i sindacati debbono essere in grado di contare per gli iscritti che hanno, per i voti che prendono, ma soprattutto dice una cosa fondamentale, che la possibilità di ricostruire un'unità sindacale di cui c'è bisogno è innanzitutto un diritto delle persone che lavorano, e l'unità la si può ricostruire se quelli che lavorano, tutti iscritti e non iscritti, hanno di nuovo e finalmente la possibilità di contare, di decidere e di votare sempre sugli accordi che li riguardano, sulla loro condizione di vita e di lavoro. E noi oggi diciamo che proprio applicando la Costituzione si può fare un passo avanti. E lo dico perché faccio un parallelo. Oggi i lavoratori, le lavoratrici non hanno il diritto di poter votare sui loro accordi perché non c'è una legge. E non è stata fatta questa legge, non viene fatta e ci sono resistenze e difficoltà a realizzarla. Dall'altra parte mi permetto di dire, sono già passati più di 2.800 giorni da quando è stata fatta una legge elettorale, definita il minuto dopo da chi l'ha fatta una grande porcata, legge che impedisce alle persone di poter scegliere i propri candidati, legge quella sì che impedisce la stabilità, non la Costituzione del nostro Paese, e ancora non l'hanno modificata. 2.800 giorni sono passati. Quali modifiche della Costituzione si devono fare? Facciano il loro mestiere in Parlamento, facciano le leggi che devono essere fatte nel rispetto della Costituzione su cui hanno giurato. Questo è il punto che noi manteniamo. E lo dico perché si è svelato anche un inganno.
avevano raccontato che non potevano investire in Italia perché c'era qualcuno che non era d'accordo. Come avete visto, si è disvelato l'inganno. Siamo di fronte al fatto che quello che sta succedendo, e anche questo è un tema che deve essere affrontato sul piano delle politiche economiche e sul piano della nostra Costituzione. Non solo siamo di fronte al fatto che la Fiat non sta investendo, ha deciso di spostare produzioni, la gente è in cassa integrazione e corriamo il rischio tra un po' di non avere più una grande industria che produce auto. Ma se ci pensate un attimo, noi siamo di fronte non più al rischio, siamo di fronte ad un processo che è in atto di deindustrializzazione che, detto in italiano, vuol dire che noi stiamo rischiando di perdere tutti i settori strategici delle nostre attività, dall'Alitalia alla Telecom, alla siderurgia, a Finmeccanica, all'elettrodomestico, al sistema delle comunicazioni. E badate che non si crea lavoro se non c'è un sistema industriale degno di questo nome. E da questo punto di vista ci sono altri articoli della nostra Costituzione che andrebbero applicati. Qualcuno è già stato citato. Se noi pensiamo all'articolo 41, ma anche all'articolo 42 e all'articolo 43, quelli non solo che dicono che c'è una responsabilità sociale, ma che è compito anche della Repubblica e dello Stato intervenire nell'economia, che se necessario, come nel caso dell'Ilva, si arriva anche a requisire la proprietà di quell'azienda per garantire la salute e la sicurezza, gli investimenti e il lavoro nel nostro Paese. E noi stiamo pagando l'assenza di 20 anni di politica industriale. E diciamocelo con franchezza, sono 20 anni. E quindi non è solo un problema dei governi di centrodestra, se vogliamo essere onesti tra di noi, è un problema dei governi che ci sono stati negli ultimi 20 anni, che la politica industriale e le politiche di investimento non l'hanno fatte. Stiamo pagando ancora quell'assurda privatizzazione che è stata fatta alla Telecom, la stiamo pagando ancora adesso, che è servita dai privati a fare i soldi e a noi a rischiare di non essere più un paese degno di questo nome. Addirittura raccontavano, vi ricordate, che c'era da cancellare e modificare l'articolo 18 perché altrimenti non si facevano gli investimenti. Avete visto frotte di multinazionali alle frontiere venire in Italia ad investire? O siamo di fronte al fatto che è aumentata i licenziamenti delle persone ingiustamente, con pochi soldi? E quando si baratta il diritto al lavoro in cambio di una mancia, noi siamo di fronte alla messa in discussione del diritto fondamentale della nostra Costituzione. E noi, quando diciamo che siamo qui per chiedere l'applicazione della nostra Costituzione, siamo qui non come conservatori, come qualcuno ci dice. Poi sentite, quando uno conserva delle cose belle, io non trovo che sia una accusa particolarmente grave, però vorrei dire, perché qui si rischia di cambiare il senso alle parole, che se c'è qualcuno qui che vuole cambiare questo Paese, siamo noi che lo chiediamo a partire dall'applicazione integrale dei principi della nostra Costituzione, a partire dal lavoro, a partire dalla democrazia, a partire dagli investimenti pubblici e da una nuova politica industriale. E lo diceva, se ho capito bene, da dietro Gustavo Zagrebeschi quando parlava della finanziarizzazione dell'economia. Io penso che questo è un tema nuovo con cui dobbiamo fare i conti. Quando fu fatta la Costituzione non c'era un capitalismo governato dalla finanza come c'è adesso. Noi siamo di fronte a un fatto nuovo. Se ci pensate, noi siamo in presenza del fatto che la concentrazione della ricchezza in mano a pochi e il fatto che questi pochi multinazionali, grandi finanziarie, decidono cosa si produce, quando si produce, dove si produce, al posto degli stati e delle nazioni. Un processo di questa natura non era mai avvenuto ed è qui che nasce la crisi della democrazia, che nasce la crisi della politica e del capitalismo finanziario che è in contrasto con la Costituzione, non la Costituzione che è in contrasto col capitalismo finanziario. Ed è questo un tema che dobbiamo affrontare. E se ci pensate, questo problema della redistribuzione della ricchezza è il tema. Quando si arriva
al fatto che pur lavorando sei povero. Capite che vuol dire che un mondo così non è accettabile, non è giusto, perché chi produce la ricchezza in un paese è chi lavora, non è la finanza. La finanza distrugge anche la ricchezza che tu lavorando produci. Ed è questo il punto, e la politica deve decidere se vuole rappresentare il lavoro, e cioè chi produce la ricchezza, o se vuole rispondere ai diktat della finanza. E la follia, se non ti fermi, rischia di andare oltre. Oggi, se pensiamo a Lampedusa, a quello che è avvenuto, a me è venuta una riflessione. Oggi siamo a questo paradosso, a un mondo che così non può essere accettato, perché mentre i soldi, la finanza, possono girare in giro per il mondo dove vogliono, in ricerca dei paradisi fiscali, senza alcun passaporto, le persone sono clandestine. Capite che un mondo così non è accettabile, non può stare in piedi. Quale dignità della persona viene garantita? E lo dico perché non solo noi dobbiamo cancellare la Bossi-Fini e dobbiamo batterci perché sia cancellata, ma diciamo le cose come stanno. Noi abbiamo migliaia di lavoratori stranieri e migranti che vivono nel nostro paese, che lavorano, che pagano le tasse, e tanti nostri italiani non le pagano le tasse o evadono le tasse. E a quei lavoratori, a quei cittadini, non solo va cancellata la Bossi-Fini, ma gli vanno dati gli stessi diritti di cittadinanza di tutti gli altri, compreso il diritto di voto, perché altrimenti non sei una persona e non hai la dignità di poterti difendere e di poterti realizzare. E penso anche che, così come dice la nostra Costituzione, fondata sul lavoro, e che il lavoro è un diritto, e che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli e deve creare le condizioni per questo lavoro. Badate, io non vorrei essere pessimista né portare sfortuna, come qualcuno dice, e lo dico con moderazione, come qui veniva ricordato, ma badate che se non si redistribuisce il lavoro, anche attraverso una riduzione degli orari di lavoro, un'incentivazione dei contratti di solidarietà, una lotta vera alla precarietà, noi non torniamo alla situazione precedente. E soprattutto c'è bisogno di investimenti pubblici, c'è bisogno di un piano straordinario di investimenti per la manutenzione del territorio, per la manutenzione delle scuole, per la manutenzione degli ospedali, per ridare lavoro e per rimettere in movimento il nostro paese. E penso anche che un punto che noi abbiamo proposto nella discussione è quella di andare in Europa con la nostra Costituzione. Qui c'è un altro tema. Noi stiamo subendo i vincoli europei. Siamo in presenza di un'Europa costruita solo sulla moneta e non c'è un'Europa sociale. Anzi, la dico dal punto di vista sindacale, non è successo in Europa che chi non aveva diritti è entrato in Europa e ha dei diritti, ma è successo esattamente l'opposto, che chi aveva diritti sono abbassati perché le delocalizzazioni sono servite a un processo di questa natura. E quando dentro all'Europa tu favorisci il fatto che puoi delocalizzare perché non paghi le tasse, perché hai i soldi pubblici, stai mettendo in moto una politica che si basa sulla guerra e la competizione tra le persone e tra i diritti. Allora noi abbiamo bisogno di un'Europa vera, di un'Europa sociale, di un'Europa dei diritti, e proprio perché abbiamo una bella Costituzione noi dobbiamo andare in Europa in quella direzione. Voglio dire due ultime cose. Stamattina vorrei raccontarvi una cosa che mi è capitata e che ho fatto, che non mi era mai successo. Grazie a Libera sono stato a visitare il carcere di Rebibbia. Io non ero mai stato, si potrebbe dire per fortuna, dentro a un carcere. Ma guardate, e abbiamo avuto la possibilità importante di parlare con i detenuti, di parlare con loro e di capire e di conoscere delle cose. Quando tu capisci, si parla di indulto, di amnistia, io lo premetto, non al mondo uno non può sapere tutto, no? Quindi io non sono un esperto di queste materie, però lo dico avendo anche ascoltato stamattina e parlato insieme anche dei detenuti. Quando tu scopri
che c'è almeno 12 o 13 mila di quelli che sono dentro alle carceri su 65 mila che sono in attesa di giudizio, non è che sono stati condannati. Quando scopri che una parte consistente di persone è dentro per la legge Bossi-Fini, per la legge Giovanardi-Fini perché gli hanno trovato uno spinello, per la Estirielli, ma di cosa stiamo parlando? Cancelliamole quelle leggi lì. E in più, guarda caso, chi trovi in carcere? Trovi il giovane di 23 anni, anche immigrato, e scopri che l'hanno trovato con lo spinello e che non aveva neanche i soldi per pagarsi l'avvocato. E allora l'hanno tenuto dentro. E noi abbiamo quelli che hanno i soldi, che sono delinquenti, condannati e che sono ancora fuori perché hanno avuto i soldi. Capite l'ingiustizia? Capite il problema? E allora io penso davvero che applicare questa Costituzione voglia dire pensare alla giustizia sociale. E mi ha detto un carcerato, e l'ho trovato davvero forte, ha detto, anzi, ditelo, e io lo dico, anziché spendere soldi pubblici per fare nuove carceri, mi ha detto questo detenuto, digli che quei soldi lì li spendano per insegnare a me un lavoro, per recuperare a me, per applicare il principio della Costituzione, che è quello che quando uno ha sbagliato deve essere recuperato per impedire che sbagli. Non farlo diventare o farlo sentire un delinquente a vita. E penso, e davvero chiudo, che è utile fare una riflessione su questa giornata e su quello che sta succedendo. Perché io lo dico per me, io non pensavo, quando con Gustavo, con Stefano, con Don Ciotti mi hanno parlato, abbiamo parlato, io non pensavo che un semplice documento fosse in grado di mettere assieme così tante persone. E io penso che qui c'è un elemento di riflessione che dobbiamo fare, e cioè tante persone tra di noi diverse, che fanno cose diverse, che continueranno a fare cose diverse, chi fa il sindacalista, chi fa il giurista, chi studia, chi lavora, chi fa l'imprenditore, ognuno continuerà a fare il suo lavoro, ma quello che è avvenuto, ed è questo un elemento che dobbiamo riflettere tutti assieme, è un fatto nuovo. Perché quello che ci ha unito nelle battaglie che ognuno di noi fa ogni giorno, cercando di farla al meglio, quello che ci ha messo insieme, quello che ci unisce, è la lotta per l'applicazione della Costituzione, dei principi fondamentali della Costituzione. E io penso che questo è il punto, che allora qui non c'è da cambiare la Costituzione, c'è da cambiare il Paese attraverso la Costituzione, c'è da cambiare la politica attraverso la Costituzione. E ho la sensazione che Sandra diceva che nelle scuole non insegnano la Costituzione, è vero, dovremmo farla studiare di più. Io mi permetto di dire, ho la netta sensazione che ce ne sono anche tanti che a scuola non vanno, che hanno anche incarichi importanti e la Costituzione non la conoscono. E quindi far conoscere la Costituzione oggi non è un fatto di scuola. E io penso che questo sia un tema sul quale dobbiamo ragionare, proprio perché, come diceva Gustavo, con moderazione lo dico anch'io, questa non è la fine di un percorso. Questa è una tappa di un percorso che non dobbiamo finire qui e che dobbiamo continuare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nelle fabbriche, nelle scuole, nei territori. E mi permetto di dire che è questo il modo. E cioè io penso che il modo migliore per applicare la Costituzione è fare in modo che la nostra pratica, la dico da sindacalista, la nostra pratica nelle fabbriche, nel paese, sia quella di essere coerenti e di applicare quei contenuti. La vera rivoluzione è se ognuno di noi, assumendosi la propria responsabilità, fino in fondo, dov'è, tutti i giorni, coerentemente, applica la Costituzione, produce un cambiamento, avanza un percorso. E allora, insieme dovremo decidere come andare avanti. Di sicuro non ci fermiamo qui.
e ho imparato una cosa. Mio nonno, scusate, mi diceva che tra persone oneste vale più una stretta di mano che uno scritto. E allora stringetevi la mano, stringiamoci la mano con un impegno che prendiamo qui di andare avanti fino a quando non abbiamo cambiato questo paese e fino a quando la nostra Costituzione diventa davvero applicata. Il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla dignità diventa l'elemento con cui costruiamo l'Europa. Grazie.